In quest'ultimo periodo stiamo vedendo una Viola fortemente preoccupata per Damiano, una Viola che per via delle sue ansie non riesce nemmeno a dormire la notte e l'abbiamo vista confidarsi con Raffaele, che eh, lui da quando su gli ha consigliato innanzitutto di parlarne con Damiano, però a quanto pare Viola non vuole assolutamente saperne e, e, e poi gli ha anche consigliato... Di magari fare una visita da uno psicologo, perché se quest'ansia è talmente forte che non riesce nemmeno a dormire la notte, e visto che dura anche da parecchio tempo, forse sarebbe il caso di chiedere una consulenza, però, anche in questo caso, almeno per ora Viola non vuole saperne. E eh, Viola l'abbiamo vista molto agitata perché eh, insomma Damiano fa un lavoro pericoloso, è un poliziotto quindi insomma è ovviamente esposto molto eh, cioè, a diversi pericoli ma no, queste sono tutte cose che Viola sapeva benissimo anche prima no? di mettersi con Damiano e oltretutto quella scelta di, di, di Viola era stata anche molto discussa dai fan di Un posto al sole perché Viola quando stava con Eugenio lo riproverava del fatto che faceva un lavoro pericoloso, che non stava mai a casa, e poi alla fine che cosa fa Viola? Tradisce Eugenio con Damiano, che è un poliziotto, quindi che fa un lavoro ancora più pericoloso rispetto a quello di Eugenio. Insomma, alla fine comunque le cose sono andate così: fatto sta. Che eh, in queste ultime puntate Damiano è molto vicino al boss torrente, Damiano che ha chiesto alla Cimino eh, di eh, dargli una squadra, di formare una sua squadra con lui a capo: una squadra di, di 4-5 uomini che si occupano esclusivamente solo di torrente. E eh, questa cosa ha agitato ancora di più Viola perché sa che eh, ovviamente eh, Damiano è in prima linea in questa situazione e, e sì, sappiamo tutti quanto sia pericoloso torrente, e, però, eh, insomma, secondo me sarebbe giusto. Che Viola comunque ne parlasse con Damiano di questi suoi disagi, eh, però lei ha preferito non dirgli nulla preferisce non dirgli nulla perché in passato lo aveva fatto e l'aveva fatto preoccupare e quindi per evitare ulteriore preoccupazione di Damiano, Viola preferisce eh, tenere nascosta questa cosa, eh, tenere nascoste queste sue preoccupazioni. E però io sono curiosa anche di conoscere il tuo pensiero: che cosa ne pensi di questa situazione, di, di queste preoccupazioni che Viola ha? Eh, che la, stiamo vedendo veramente molto preoccupata per Damiano. Secondo te farebbe bene a parlarne con lui oppure no? Scrivi le tue opinioni nei commenti, ti raccomando, ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube perché solo così rimarrai aggiornatissimo sui prossimi video in uscita su un post al sole. Ed a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao!